Voce attiva. No. E vlasno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente sono qui per rispondere a ciò che pensano gli altri, ovviamente. Scusate per la mia condizione, ma ho appena messo la mia cremina sul viso, perché altrimenti non... Cioè, di solito... Cioè, altrimenti non... Non mi... Come dire... Perché altrimenti i pori, ecco, si aprono. E niente, scusate per la mia condizione, perché poi sono qui in camera e sto registrando questo video a letto. E niente, perché ho appena fatto la mia skincare routine, ovvero quella solamente di mettermi una crema, quindi non c'è niente da fare il video. Ma prima di iniziare il video volevo dirvi grazie veramente per il sostegno che mi date, mi date e grazie che siamo arrivati a questo punto, e scusate veramente per la mia assenza e non riesco a mettere molte cose insieme su YouTube e a scuola, però solitamente riesco prima a caricarvi il video e poi studiare. Solo l'unica cosa, oppure registrare anche e caricare il video e poi studiare. Eh sì, a volte magari non riesco neanche a registrare il video, mi dispiace lasciarvi veramente così, ma iniziamo. Allora, la cosa che pensano sempre gli altri su di me, cioè quando per esempio le persone sull'autobus li incontro così, anche se non li conosco, però ogni tanto ci sono delle signore che mi parlano e mi dicono ma sei nata qui, parli benissimo l'italiano. E ovviamente io li guardo perplessa, cioè io le guardo per dei signori, vabbè, io li guardo perplessi, oppure con la faccia per dire che cosa? Mi scusi? Cioè, rimango così per tipo 2 secondi e con una voce così lo dico più o meno. No, signora signore, no, mi scusi, no, non sono nata qui. Oh, mamma, che disagio quando mi chiedono, ma sei nata qui? Cioè, perché richiedo di sapere che ok, parlo bene l'italiano, ma non mi definisco perfettamente, cioè sì, magari mi sento italiano, ma non definisco di parlare bene l'italiano, cioè magari qualche cosa la devo migliorare, ecco. Un'altra cosa che pensano di me, anzi che mi fanno sempre, pensano, è ma... Hai gli occhi a mandorle? Sì, è vero, ho gli occhi a mandorle, un pochino, ma non troppo. E un'altra cosa che pensano di me è... Ma... Impari così bene l'italiano? Cioè, è legato a parli bene l'italiano? Allora, sì, ci ho messa tutta la volontà che avevo e che ho ancora tuttora. A parte questo, io non riesco a, uno, mettere insieme le cose, ovvero italiano e inglese. Cioè, ogni tanto penso anch'io all'inglese, raga. Nella mia testa parlo in inglese, però parlavo in inglese, però non riuscivo neanche a dire quel che pensavo. Questo era all'inizio, poi farò un video riguardo a questo, scrivetelo sotto nei commenti se lo volete. Allora, un'altra cosa che pensano di me è che sono brava a cantare. Grazie, non mi definisco perfettamente bravissima, ma oddio, mi finisco una che canta normalmente, non bravissima, ma dovrei migliorare qualcosa, ovvero scaldando la mia voce tipo di mattina. Anche se comunque non è la cosa peggiore è cantare di mattina, ma non è vero. Diciamo che è la miglior cosa che per me è cantare di mattina, perché mi risveglia e mi fa sentire, mi fa pensare molti ricordi. Cioè mi fa sentire a casa, ecco. Cioè,
più che altro non a casa, ma mi fa sentire nella mia patria, mi fa sentire tranquilla. Ecco, un'altra cosa che pensano di me è che sono lunatica. Sì, raga, sì, anche troppo. Perché, cioè, non so come spiegarvelo, perché vi svelo un segreto, finalmente lo posso svelare. Io ho gli sbalzi di umore, tipo passo ad essere felice ad essere tipo che piango, non so. E è vero ragazzi, è vero. Soprattutto anche nelle interrogazioni, essere da essere felice ad essere ansiosa, ragazzi. Cioè perché aiuto. No vabbè. Allora, poi un'altra cosa che pensano di me è che sono un po' troppo buona. Beh, questo dipende, comunque sì, è vero. Allora, questo dipende un po' dalla situa. Non me la prendo, cioè non sono perfettamente buona, cioè, però lo pensano, però dipende dalla situazione. Io non sono perfettamente una che, beh, anche io come tutti hanno il problema, cioè non il problema, scusatemi, come sto parlando, lo so, questo video no sense secondo me. Vabbè, a parte questo, le altre persone pensano che sono un po' troppo gentile. Lo so, ma dipende dalla situa. Io sinceramente su alcune situazioni, non so, per esempio, aspettate, sto pensando, no, non mi viene in mente. Allora, non so, quando qualcuno mi ha fatto del male veramente, cioè anche troppo, io sì, dopo un po' la perdono, ma per la terza volta basta, cioè ecco, mi è venuto in mente per la situazione, perché se no stavo lì ore e ore a pensare. Vabbè, poi un'altra cosa, ti piace cantare? Sì, adoro un sacco la musica, ragazzi. Ok, sono, è un po' il mattino presto perché sto urlando, ma vabbè. Allora, sì, mi piace molto cantare, sia cantare che suonare, però, perché non avete aggiunto una cosa. Vabbè, le persone pensano molto che mi piace cantare, mi piace anche la musica, mi piace in generale comporre anche le poesie, scrivere monologhi e recitare, anche se non ho studiato la recitazione, però avevo fatto teatro tipo all'ultimo anno delle medie. Un'altra cosa, che sei troppo gelosa, sì, ma un pochino, ma non troppo, cioè non così tanto da arrivare ad essere una maniaca del controllo. Non so se mi sono spiegata bene, però beh, se ogni tanto magari sì, come tutte le fidanzate, ma non arrivo al punto di controllare, stalkerare ogni giorno, cioè oddio sì, cioè no. Sni, perché dipende dalla situazione. Anche quello. Perché se tipo, non lo so, cioè tipo mia mamma, se non mi risponde, tipo vado pazza e vado, se, cioè guardo se è online. Ma non so, non capito solo al ragazzo che mi piaccio, al mio fidanzato, non lo so. Capita anche alla mia famiglia, cioè mi capita anche di controllare tipo alla mia famiglia. Ha voglia. Un'altra cosa, che sono dipendente dalla musica, vabbè, ve l'ho già detto. Che sono amichevole, sì, ma dipende dalle persone. Se magari, non so, ci sto un po' più di tempo con queste persone qua, cioè magari quando non la conosco, io vado pazza e io tipo oddio che disagio. Sei troppo antipatica, oddio. Allora, perché nel senso che magari anche io ho una giornata, no, però non mi definisco antipatica. Beh, oddio, però magari in alcune situazioni, come ve l'avevo già detto, nell'altro assumption delle altre persone, oddio, dipende. Un'altra cosa, oddio, perché io li so a memoria, non ho preparato niente. Allora,
Ecco, le amiche delle mie amiche fuori scuola mi pensano, tipo che io adoro fare i video su YouTube, sì, è vero, adoro anche montarli, ma il problema è che a volte la connessione internet va pazza, cioè non so come posso dire, ma forse mi avete capito più o meno. Un'altra cosa, adoro fare la fashion davanti allo specchio, anche se comunque non ci vedo io davanti al muro, più che altro, non davanti allo specchio. Sì, io adoro fare la fashion quando per esempio mi vesto elegante, adoro farmi la posa, per fortuna senza un video, davanti al muro oppure do le spalle al muro e poi rimango lì un attimo, tipo per 2 secondi, e poi mi metto a ballare. Un'altra cosa, che canto sotto la doccia. Sì, è vero, è vero, è vero. Ma questo succede raramente. Dipende se ho molte cose da pensare o a volte mi sfogo cantando. Oddio, questo dipende anche da che cosa penso. E niente, questo video è tutto. Per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Scusatemi un po' se magari mi si muove il telefono, perché uno, non riesco a stare ferma, scusatemi, e due, quando faccio il video a volte gesticolo, è per quello che si muove, scusatemi veramente. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore mettete like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati nei miei prossimi video. Se volete essere salutati nei miei prossimi video, vi ricordo che potete farlo scrivendo sotto nei commenti hashtag mi saluti con nel prossimo video, e scrivete anche il vostro nome, e io vi mando un grossissimo bacio insieme al mio sexy pigiama, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.